Il maestro di judo Giovanni Maddaloni ha incontrato gli alunni e i genitori della nuova direzione didattica Vasto. Lo sport, lo ricordiamo, è un diritto dei bambini e nel cortile del plesso scolastico dell'Incoronata di Vasto si è svolto per l'appunto l'evento conclusivo del progetto Judo per noi, tenuto dal tecnico Agnello Vastola, che ha visto coinvolti gli alunni delle classi terze della nuova direzione didattica di Vasto. Ospite d'eccezione è stato il maestro Giovanni Maddaloni, fondatore della palestra nel cuore del quartiere di Napoli Scampia e che recentemente ha ricevuto l'incarico di ambasciatore dello sport per le Universiadi che si svolgeranno a Napoli nel mese di luglio. Maestro e padre dei campioni Pino, oro a Sydney nel 2000, Laura, 13 volte campionessa d'Italia e moglie di Clemente Russo, Marco, 2 volte campione europeo. Il maestro ha presentato le iniziative solidali promosse per la palestra di Scampia da lui diretta e premiato con attestati gli alunni da cui è stato anche intervistato. Grande manifestazione oggi alla scuola primaria dell'Incoronata, una manifestazione dove si legano lo sport ai valori della vita, per questo avete invitato dei personaggi di spicco. Assolutamente, abbiamo tenuto a che questa manifestazione si tenesse tra l'altro in un plesso non centrale del nostro istituto, a dimostrazione di quanto dobbiamo lavorare tutti insieme per lavorare sui valori dell'altruismo, della solidarietà, del rispetto delle regole e della legalità. E non è mai troppo presto. Questo è un istituto che ha solo scuole dell'infanzia e primarie, ma siamo convinti che non è mai troppo presto per incominciare a lavorare su questi temi. Lo facciamo con diversi progetti di istituto, in particolare con questo sportivo riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati perché è un progetto particolarmente, come dire, caro, ai bambini. Oltre al calcio, oltre alla pallavolo, siete andati oltre perché avete dato la possibilità ai ragazzi durante l'anno di provare un po' tutte le discipline sportive, così da farle anche scegliere e crescere in quella che è l'attività motoria. Assolutamente, oltre ai progetti ministeriali di sport di classe, scuola in movimento, che sono tipici proprio del Ministero per la pratica motoria, abbiamo voluto inserire anche questo percorso di judo con il tecnico Agnello Vastola, veramente bravissimo, che ha saputo coinvolgere i bambini anche di un'età, diciamo, come quella della scuola primaria, in particolare delle classi terze. E la presenza del grande maestro Maddaloni è proprio il perfetto coronamento di questo percorso annuale. Assessore allo sport Carlo Della Penna, importanti questi appuntamenti perché in queste scuole si è permesso ai ragazzi di essere vicini e provare tutte le attività e le discipline sportive, non solo le predilette, e dargli così la possibilità di fare attività motoria completa. Sì, lo sport si riferisce a tutti e quindi come tale ognuno poi seguirà la strada preferita dello sport preferito. Oggi abbiamo l'onore di ospitare un maestro come Maddaloni che ha il suo ben da fare nel quartiere Scampia di Napoli, quindi è davvero la dimostrazione pratica che con lo sport si può avere una funzione sociale, rieducativa, del rispetto delle regole, dell'etica, quindi sicuramente i ragazzi Ragazzi e bambini da quest'età iniziano a capire quello che è il sacrificio, quello che è il rispetto delle regole, quella che è la solidarietà nel socializzare con i compagni, quindi aiutarsi l'un l'altro. Dopodiché, ovviamente ci sono sport a squadre che sono di natura collettiva ed altri che sono di tipo individuale, dove ognuno diciamo, lotterà per sé, altrimenti lotterà con la squadra, per la squadra. Maddaloni, non a caso la fascetta di ambasciatore dello sport l'hanno voluta fortemente qui a Vasto, alla scuola, dai ragazzi, perché lei ha sempre sottolineato l'importanza di istruire e dare dei valori attraverso lo sport già da quando sono piccoli.
Allora, Basto chiama Scampia risponde per due motivi. Uno, perché sono legato al mio amico Lino Vastola, maestro di judo, e vengo qui da tanti anni. E poi, quando si parla di bambini o di anziani, noi adulti abbiamo il dovere di accorrere. Lo sport, credo che lo sport non è un opzionale. Lo sport è vicino alle famiglie, lo sport è vicino alla scuola. La scuola è fondamentale, la cultura. Insieme alla cultura, il movimento, la gestualità, imparare le regole. Non c'è sport senza regole, quindi quando includiamo le regole includiamo il sano comportamento, meno bulli, meno baby gang, meno stupidi per le strade. Quanto è importante per questi bambini oggi aver avuto un esempio di vita e un esempio comunque sportivo di un certo livello concreto, toccato con mano? È una grande opportunità, perché oggi si parla poco, tutti nei telefoni, nei tablet, non c'è dialogo, esempi positivi ce ne sono pochi purtroppo, perché la televisione non funziona bene secondo me, non ci sono dei modelli positivi, si parla sempre di pessimismo, di guerre, di spread, di mancanza di lavoro. Questi bambini hanno bisogno di ottimismo e io sono positivo al 100%.